cominciata con il 4-3-3 di Bucchi a sfidare le 3-5-2 di Grassadonia con 12.900 spettatori, un migliaio dei quali arrivati da Foggia per sostenere la formazione rossonera con tanto di coreografia in curva sud. Il primo squillo del match lo porta Viola con dribbling e conclusione, vorrebbe giro la bandiera in occhio, invece rimessa dal fondo nella valutazione di Ross. A settimo però passa il Benevento, lavora il pallone Ricci, prende bene posizione centroarea a coda e schiaccia di testa e piega il polso di Bizzarri. Alle spalle di Camporese non stringe la marcatura lo Iacono. Colpo di testa e vantaggio Benevento in questo momento primo in classifica con il Verona. E con il riposo già effettuato nei confronti invece del giallo-blu che dovranno fermarsi in questo campionato ancora. L'azione immediata delle Foggia, la spaccata di Zambelli superato Puggioni, non Costa che riesce a rimediare e a svuotare l'area di rigore. Ma è il momento migliore del Benevento che carica con Letizia, destro che gira 2-3 volte ma mai verso l'angolo di Bizzarri, l'angolo invece lo trova, così Kragel, punizione, capolavoro ad aggirare i due uomini in barriera per Puggioni che battezza fuori la conclusione del tedesco e invece è effetto a rientrare a un millimetro dal palo ed è pareggio del Foggia. Rischia di essere colpito da fuoco amico Puggioni sulla spaccata di Volta che va a deviare così il traversone. Benevento che si riaffaccia dalle parti di Bizzarri con Letizia per il taglio di Ricci che però non trova l'impatto con il pallone. Finale di frazione un po' incandescente con l'ammonizione per Busellato che reagisce così alla trebbiata di Bandinelli, in precedenza ammonito anche Volta. In avvio di secondo tempo, calcio di punizione, raccoglie il pallone fuori Galano, contro cross in decisione fatale per Puggioni che resta nel limbo nella terra di nessuno, colpo di testa dell'ex, uno degli ex Camporese, 34 presenze nell'anno della promozione in Serie A per lui, senza gol, gol invece con colpo di testa a schiacciare il vantaggio del Foggia, passa 3-5-2, Bucchi che si mette a specchio con il rivale Grassadonia, c'è la zingarata offensiva di Nocerino che però sbuccia la palla del 2-2, dentro nel finale anche Asensio con Ricci alle spalle di coda inizialmente, poi Asensio per Ricci, la conclusione invece di Bandinelli viene intercettata così da Bizzarri, Viola non si accorge dell'arrivo dell'avversario, Deli alimenta il mancino di Galano, gioco, partita, incontro con la finta di corpo di Galano che manda a terra Puggioni e si apre invece la conclusione che voleva, quella di precisione con il piatto. Ha lavorato il pallone Mazzeo per Deli, 2-1, sfruttato da Scuola Calcio per la squadra di Grassadonia che si mette a margine di sicurezza nei confronti del Benevento, la spallata al match. Benevento che ci prova con tutte le energie, con tutta la forza a disposizione. Asensio però non trova l'impatto con il pallone già nella disponibilità di Bizzarri. E anzi Agnelli a flirtare addirittura con il poker. Conclusione deviata da Costa in calcio d'angolo con Puggioni che sembrava fuori causa. Nel finale dentro anche Roberto Insigne sul pallone per Letizia in corsia. Asensio si immola a Martinelli e poi Insigne ripropone per Letizia, altro cross con deviazione e Bizzarri che spegne tutto. A quel punto la difesa del Foggia ha tre elementi con i crampi. Maggio, altro cross per il colpo di testa che si stampa sulla traversa di coda. Siamo al 90esimo, era appena cominciato il recupero, l'episodio che poteva rendere incandescente il 5 di recupero. E poi altro episodio che farà discutere, la spallata sulla schiena di Carraro con tacchettata involontaria sullo sviluppo dell'azione, poteva essere calcio di rigore. Non così per Ross che dichiara concluso il match dopo 5 minuti di recupero.